Buonasera a tutti, ben ritrovati come sempre nello studio di Aveglia HD per lo speciale Boccia appunto e come tutti i giovedì sono qua in compagnia con Giorgio Macellari, giornalista Detto Stampa FIB Lombardia. Ciao Giorgio, buonasera. Buonasera Alex, buonasera a te, ai nostri amici di Aveglia HD e a tutti coloro che seguono questa trasmissione, questo Boccia appunto. Proprio così, Giorgio, questa sera siamo un po' spostati verso il centro Italia, quasi nella capitale. Presentaci l'ospite di questa serata. Sì, Alex, allora devo confessarti e confessare a coloro che ci stanno guardando che io non credo di non averlo mai visto giocare. So che però ha ottenuto già qualche buon risultato. È con noi con la maglia della Bovil di Roma, Bovil Marino, a 17 anni, e con noi Giulio Lazzarini. Benvenuto, Giulio. Ciao Alex, ciao Giorgio, buonasera a tutti, grazie. Ciao Giulio, allora senti, visto che come ho detto, insomma, credo di non averti mai visto giocare o forse solo in un'occasione, vuoi cominciare a descriverti un po'? Che giocatore sei? Sei un individualista, un puntista, un tiratore? Che cosa? Allora, io in formazione, sia coppia sia terna, mi reputo un puntista, però mi piace anche giocare individuale. Sotto il profilo, diciamo, dei fondamentali. Quindi accosto, ok, e nel tiro che cosa ti piace di più? La bocciata di raffa sottomano, sopramano, al volo? A me piace tirare sia sovrammano e sia sottomano, il volo solo se necessario. Tu è da tanto che sei alla Bovil o è da poco tempo? Sono da 3 anni e il primo anno l'ho fatto in prestito per il campionato di juniores, quindi che sono tesserato per Boville sono 2 anni. E la mia domanda è questa, visto che insomma, credo che tutti coloro che ci seguono, o gran parte di coloro che ci seguono, lo sanno, ma è giusto ribadire, ricordare che il vero patron di Bovile è Giulio Arcangeli, la vera anima pulsante della società. Non è solo, insomma, il presidente, è un po' veramente, come ho detto, l'anima e il cuore. Come dire, ti sei permeato della mentalità vincente della Bovil, dell'atmosfera della Bovil. È come una seconda famiglia quella di Boville e ogni settimana ci riuniamo per gli allenamenti, per il campionato juniores, per il campionato di terza categoria. E il presidente è come, diciamo, per tutti i soci di Boville è come un secondo padre, si può dire, perché tiene a noi come tiene ai suoi figli e quindi di questo ne siamo molto grati e niente. È il miglior presidente che ci sta, secondo me. Visto che praticamente tutti lo dicono, come dire, tendiamo a credere che sia davvero così, ma sappiamo insomma le qualità di Giulio Arcangeli. Voglio ricordare nell'ultima vittoria della Coppa Italia a Verbania, insomma, quell'urlo che stava tutto a dimostrare, insomma, la sua passione. Sei un appassionato anche tu? Sei di temperamento così oppure sei più caldo? Bah, guarda, non sono come lui, però ci tengo anch'io parecchio. Vogliamo ricordare chi sono i tuoi compagni juniores della squadra con la quale state affrontando il campionato? Sì, allora siamo io, Anuar Malizia, Francesco Cannella, Lorenzo Daglietti, Lavinia Sciamanna e mia sorella Annechiara Lazzarini. Ah, quindi hai anche la sorella che gioca. È da molto che gioca, anche lei, oppure da poco tempo? No, no, anche lei da un po' che gioca. Giochiamo entrambi da quando siamo piccolini. Col fatto che il nostro papà gioca anche lui, quindi siamo cresciuti seguendo le bocce e giocando anche. Quindi possiamo dirlo, insomma, famiglia Lazzarini al completo sotto l'egida delle bocce, è così. Sì, da mio padre, mio zio, mio nonno, mia nonna. È una famiglia con le bocce nel sangue. Senti, rimanendo sempre nella famiglia Bovil, nell'atmosfera Bovil, che rapporto hai con la prima squadra? Parlo naturalmente di Fabio Palma, Roberto D'Agostino, Maurizio Facciolo e adesso anche i nuovi arrivati, soprattutto i due ragazzi giovani che sono Alessio Frongia e Nicolas Mereu, che
stanno dimostrando dopo un inizio di campionato difficile davvero tutto il loro valore. Ecco, che rapporto hai con la prima squadra? Ogni tanto vi allenate insieme, vi parlate? Sì, allora ogni tanto il venerdì quando loro scendono per il campionato, se riusciamo ci alleniamo insieme, Juniores e prima squadra. E diciamo che con la prima squadra ho un bel rapporto perché secondo me sono un esempio davvero per tutti i bambini, per i bambini e per i ragazzi che giocano a bocce. E per quanto riguarda i ragazzi sardi, io è da un po' che li conosco e quando ho saputo che venivano tesserati qui a Boville sono rimasto molto contento. Gli mandai anche un messaggio. Abbiamo parlato un po', insomma, è da un po' che li conosco. Secondo me sono due dei giovani più promettenti in Italia. E invece, per quanto riguarda il resto della parte, Fernando Rosati, Fabio Palma, D'Agostino e Antonello Natale, anche loro li conosco da un bel po' di tempo perché, essendo romano come loro, li vedo sui campi di bocce da quando sono bimbo e sono dei giocatori, insomma, da cui bisogna rubare con gli occhi. Senti, avrei veramente tante domande da farti, ma per il momento passo il microfono ad Alex Veronese e poi magari ci risentiamo nel finale di questa puntata. Grazie Giorgio, tanto ti ringrazio Giulio per essere qui in nostra compagnia e abbiamo insomma potuto intuire che vieni da una famiglia dove le bocce le ha sempre praticate, quindi perlomeno possiamo intuire che la tua passione è partita da lì, è giusto? Sì, proprio così. Hai praticato anche altri sport nel corso insomma della tua vita oppure ti sei soltanto soffermato sulle bocce? Sì, io ho giocato, se non sbaglio, 7 o addirittura 8 anni a calcio. E per un sacco di anni ho fatto sia calcio sia bocce. Poi appena mi sono reso conto che non era possibile fare, non riuscivo a fare entrambi, quindi ho dovuto scegliere, ho scelto le bocce. Dobbiamo dire insomma che hai scelto un'ottima strada. Abbiamo visto insomma che ti sei tolto qualche soddisfazione qualche settimana fa insieme a un tuo compagno di squadra. Avete vinto una gara, se non vado errato, lì giù insomma vicino a casa vostra. Com'è stato insomma questo successo? Diciamo innanzitutto che è stato un successo secondo me meritatissimo, perché quel giorno davvero io andavo molto vicino e Lorenzo non lisciava quasi mai. Quindi vincere in mezzo ai grandi è sempre una grandissima soddisfazione. Abbiamo incontrato pure coppie secondo me molto valide, ma giocando bene siamo riusciti comunque a vincere, quindi è stata una grandissima soddisfazione. L'altra curiosità che ti voglio chiedere è, visto che insomma si trattava del campionato con molti giovani, quanti allenamenti fate più o meno la settimana e in che modo magari vi allenate? Allora, a Boville facciamo un solo allenamento, Juniores, a settimana, perché Lorenzo non abita molto vicino a Boville e nemmeno io perché sto dall'altra parte di Roma. Quindi a Boville ci riusciamo a vedere una volta a settimana e per gli altri 2 o 3 giorni che ci alleniamo il presidente ci dà delle cose, ci dice cosa fare in allenamento dove andiamo di solito, nei nostri circoli vicino casa e noi facciamo quello. Per esempio ci esercitiamo sul tappeto e niente, tutte cose così. Fate anche qualche lavoro magari al di fuori del campo da bocce o rimane più concentrato sul campo da bocce? Allora, diciamo che rimaniamo più concentrati sul campo da bocce. L'ultima curiosità che ti chiedo prima di ripassare la parola a Giorgio è una tua riflessione su come avvicinare i giovani al nostro sport. Beh, secondo me l'unica cosa è andare nelle scuole e far vedere dei filmati, secondo me, ai bambini per farli appassionare, magari che ne so, del Master dei Campioni, per esempio, e vedere se si appassionano o no. Perché così magari vedono che sport sono le bocce e che fenomeni ci giocano, diciamo, e che secondo me equivale a uno sport come il calcio per concentrazione e tutto. Ci tenevo insomma a farti questa domanda perché è bello insomma sentire le varie opinioni anche di voi giocatori che state diciamo giocando ad un livello abbastanza alto. E prima di passare la linea però a Giorgio, un'altra curiosità da chiederti, diciamo quando hai iniziato a giocare a bocce, ti eri già ispirato a qualche giocatore magari famoso del mondo bocistico oppure diciamo sei andato un po' più su un tuo stile? O su una tua personalità così particolare, diciamo.
Allora, diciamo che la mia prima fonte di ispirazione è stata mio padre, sicuramente, perché secondo me è stato ed è tuttora un grandissimo giocatore. Però poi, siccome sono cresciuto nel Santa Assunta, circolo che ha fatto anche la Serie A1, ho visto molti campioni giocare e diciamo che secondo me la più forte è Giuliano Di Nicola. Tanto ti ringrazio Giulio, è stato un piacere, insomma, ascoltare anche le tue parole. Ripasso la parola a Giorgio Macellari. Sì, noi terminiamo questa puntata con i soliti giochetti, giusto per farti fare qualche nemico, Giulio. Scherzo, naturalmente. Però, insomma, Va bene. ovviamente, come sempre dico, ti devi dimenticare dei tuoi compagni di squadra per le domande che sto per farti. Allora, domani tu hai una gara a coppie importantissima, nazionale, puoi scegliere. In tutta Italia, con quale giocatore giocheresti questa gara nazionale? In coppia? Ne posso dire due o solo uno? Sì, certo. Allora, uno, Ryan Regazzoni, e l'altro, Luca Di Felice. Ah, bene. Insomma, perché la scelta di Ryan Regazzoni, che a me piace tantissimo? Forse si era capito anche dall'intervista, davvero un bravissimo ragazzo, è un vocista di talento. Perché questa scelta? Insomma, l'hai visto giocare, ti piace? Sì, Ryan è un mio grande amico e secondo me le bocce che colpisce Ryan non le colpiscono in tanti. Ryan, secondo me, colpisce davvero tante bocce. Guarda, farei un parallelo non solo per l'abilità nel colpire, ma anche quanto a comportamenti in campo. Tu prima hai sottolineato diciamo, le qualità tecniche di Alessio Froncia e Nicolas Mereu. Io sottolineerei per loro due e anche per Ryan anche il comportamento in campo, che trovo davvero molto, molto corretto e rispettoso sempre nei confronti degli avversari. Pensi che io abbia ragione? Sì, assolutamente, Giorgio. Poi ti svelo una cosa. Giulio, il presidente Arcangeli, dice che quando indossiamo la maglia di Boville in campo dobbiamo essere dei principini. E ricorda tutti, no, ricordiamo a tutti il motto di Beauville, dai e Beauville, e non finisce qui. Dico bene? Dai, Boville, dai, e non finisce qui. Ok, va bene. Allora, con questo claim, questo motto, io ti saluto e ti ringrazio davvero perché è stato piacevolissimo parlare con te. Ripasso per la chiusura la linea ad Alex Veronese. Grazie Giorgio e grazie a Giulio per essere stato qui in nostra compagnia. È stato davvero un piacere, insomma, ascoltare anche la tua intervista. Sicuramente avremo modo di vederci sui campi da bocce. Sì, Alex, grazie mille per l'opportunità. Ringrazio come sempre Giorgio Macellari, che è sempre qui presente in nostra compagnia. E Figurati Alex, lo sai che è un piacere. come sempre ringrazio voi pubblico che ci seguite numeroso. Vi invito ancora una volta a iscrivervi al nostro canale YouTube Aveglia HD e ringrazio anche il nostro main sponsor Perfetta Voce che ci aiuta, insomma, a sostenere questo bellissimo speciale Boccia appunto. L'appuntamento va al prossimo giovedì con un altro speciale. Ciao a tutti e buona serata.